Buongiorno, in mutande e in manette. Questo è il titolo forte del giornale Libero. Prodotto interno lordo in calo, crolla la borsa. C'è Renzi che vedete ritratto un po', insomma, con un barbone ma con le manette in mano. Altro che ripresa, già saltati i conti di Renzi. Dopo le elezioni ci si aspetta una manovra fatta tutta di tasse. Maurizio Belpietro che scrive, ma lui Falognori diventa giustizialista per paura di perdere un pugno di voti. In ginocchio da Grillo, così il rottamatore ha rinnegato se stesso. Il PM fa quello che vuole, ecco la prova. I verbali dello scontro della procura milanese, ovviamente, se riparla di giustizia. Ricetta Tsipras, qui tutti gli immigrati. Il programma della lista di Spinelli e Vendola. Sto Tsipras che continua a domandarmi perché bisogna. Io, questo è il mio parere, cioè bisogna votare in qualche misura una lista capeggiata da un greco, senza nessuna offesa, ma insomma è possibile che non si trovava altro. Fu golpe contro l'Italia, poi si lamentano che non c'è attenzione mediatica, meno probabilmente c'è poca rappresentatività sul territorio. Fu golpe contro l'Italia, Napolitano non può lavarsene le mani così. Volevano buttare fuori la Grecia dall'euro, poi l'hanno macellata. Non è un bel momento, eh? Non è proprio un bel momento. Il quotidiano Renzi arresta Genovese, ma nel PD incubo Greganti. Appunto, questo è il fatto quotidiano. Il Premier impone il voto palese della Camera da ieri sera, il deputato del suo partito è in cella, gli ex DS si adeguano, ma a fatica. Intanto dall'inchiesta Expo emergono il ruolo politico del compagno G e i suoi contatti in Parlamento. Finita ora la riunione al Senato. Presunzione di delinquenza, Marco Travaglio. Cala il PIL, sale lo spread, dopo l'Europea arriva il conto, vedremo. Vespa, i depositi VHS, il Vaticano e Floris, gli affitti d'oro, Rai. E qui c'è il cavallo di Saxarubra. Andiamo a vedere se c'è altro da segnalare, no, passiamo oltre rapidamente. Un attimo, devo cercare i giornali. Messaggero Nazionale, disoccupati il piano pensioni, poi c'è ecco il museo di Ground Zero, Obama nulla ci piegherà. Colosseo numero chiuso, dirigenti al posto dei custodi, la Camera vota sì all'arresto, Genovese si costituisce subito, Rai Italia i manager e direttori, tetto di 240 mila euro agli stipendi, pensate un po'. Per me è scioccante leggere una cosa del genere, tenendo conto di gente che non riesce ad arrivare alla fine del mese, è veramente una vergogna. E qui non c'è da essere comunisti o esageratamente cattolici, eh? È solo buonsenso. Gestione dell'Expo, la Corte dei Conti apre un'indagine per danno erariale. Forse, quando si dice tabula rasa e rinunciamo, non sarebbe male. Una frenata che non porta a nuova recessione, la ripresa è interrotta, no? Questo lo dici tu, caro collega. La Repubblica, PIL gelata sulla ripresa, borsa KO sullo spread, manovra bis più vicina, poi il video shock a Lampedusa, Renzi ora agisca l'Unione Europea, la Camera vota il PD, Genovese in cella, Meriam la nuova martire, morte perché cristiana, Rostagno ergastolo ai mafiosi. Questa è la pagina di Repubblica, poi rapidamente andiamo a vedere se c'è Avvenire, da qualche parte avevo visto, eccolo qua. Meriam deve vivere, scusate, CTRL Z, come si fa nelle migliori famiglie di cui usa la tastiera. Meriam deve vivere, accusata di apostasia e condannata a morte a Khartoum per impiccagione, ora è in carcere, incinta con un altro figlio di 20 mesi, parte la mobilitazione per salvarla. Poi qui, ecco guardate, commercio di armi e migrazioni forzate, attenti alla pace, attentati alla pace. L'ammonimento di Papa Francesco, ricordiamo che l'Avvenire è vicino alla conferenza episcopale italiana, Abdul Rahma, forse pronuncia così è meglio. L'Afghano, salvato dall'Italia nel 2006, convertito a Kabul, rischia la pena di morte. Poi, PIL giù, ripresa difficile, il governo guardia alta. Film shock a scuola per spiegare l'omosessualità. Forse c'è da spiegare altro a scuola, più che l'omosessualità. Bisogna sempre fare gli alternativi.
la nazione, PIL, l'Italia torna indietro. Questo probabilmente bisognerebbe spiegare questo, come mai siamo in una condizione simile. Brusca frenata dell'economia, Piazza Affari cede oltre il 3%, risale lo spread, Renzi non mi piace ma resto ottimista allo spettro di una manovra bis, sì della Camera all'arresto, Genovese in cella, Rettighieri, Expo, blitz dei cantieri anche la notte, poi vanità a Cannes, tappeto rosso e Croisette, la mondanità trionfa al Festival del Cinema, sì, proprio stride, no? Stride, guardate, quanto è diverso. Poi cadono nella fossa, satura di gas, tre in coma, appunto. Altri due indagati, altri due intossicati, chiedo scusa. La primavera non arriva. Chissà di quale primavera si può parlare. Strage in Mineria, Turchia in fiamme, ma intanto la vanità a Cannes. Guardate come, quale contrasto c'è fra questi titoli micidiali. Ma qui è colpa della nazione, naturalmente. È chiaro. Relata refero absit ignora verbis, dicevano i latini. Un attimo, vorrei vedere però il sole 24 ore prima di passare ai regionali. 24 ore, sole 24 ore, PIL torna negativo, scossa sui mercati. Allora non era tutto oro. Lo spread risale di 26 punti, chiude 180. Vabbè, insomma, sono altri tempi rispetto a quando era a valori neanche. Che non si possono neanche dire, no? Milano perde 3,61, Renzi con le riforme ripartiamo. Lui ha detto che non si esalta se va bene, ma non si deprime se va male. Vabbè, noi sì, ci deprimiamo però. Armani compie 80 anni e non lascio il mio gruppo. Sai quanto ci frega, con tutto il rispetto, eh? Ritorno alla realtà, via libera della Camera, il decreto lavoro e legge, nuove regole per chi assume. Beh, cioè, vedremo quello. Quello che porterà di beneficio, non mi pare che le premesse siano buone. Andiamo avanti, andiamo subito ai regionali. Corriere dell'Umbria, sui imminenti grida e minacce. Grifo Supercoppa Campione è stato riconfermato. Ceri San Giorgio blocca Santobaldo all'arrivo. La legalità non necessita di fiction TV. Coltello contro il padre. Va bene, andiamo avanti rapidamente. Messaggero locale, li vogliamo in carcere a vita, omicidio Polizzi in aula per la prima volta, la famiglia della vittima incontra gli imputati, tensioni, insulti, Giulia, la sopravvissuta pronta a testimoniare. Arriva il Giro d'Italia, la città si tinge rosa, mentre c'è l'allarme degli allevatori, si aggrava l'emergenza. Lupi, intanto magari provo ad aprire qualche telematico se riuscissi anche a dare qualche segnalazione da lì. Lite furibondo in famiglia, figlio cerca di uccidere il padre. Il giovane è stato arrestato, lo ha disarmato lo stesso genitore. È storia insieme nella Basilica. Parliamo dei Gubbi e dei ceri di Gubbio. In Umbria i giovani hanno la possibilità, hanno più possibilità di lavorare. Ancora Nubi, l'angolo del meteo, Gilberto Scalabrini che ci dice questo. Avanti, cerchiamo se abbiamo ancora altri giornali da mettere in evidenza. Sto guardando nel retrobottega, questo non è, abbiamo dato tutto, mi pare Corriere dell'Umbria, sì, l'abbiamo già dato, quindi niente, possiamo passare rapidamente a Umbria Journal, intanto lancio Umbria 24 e lancio anche per Perugia Today che arriveranno, ecco qua. Indagine ISRI Materni, la finanza controlla finanziamenti e progetti. Qui tutto ciò che si può, che può riguardare questa vicenda dell'omicidio Polizzi e quindi anche con il processo che è cominciato, qui tutti i dettagli, c'è cioè una sorta di racconto al passato di quello che sta accadendo e di che accadrà evidentemente nelle prossime udienze, visto che ci saranno circa 80 persone da sentire. Omicidio Polizzi, violentò figlia, esce. E viene rimpatriato, ancora omicidio Polizzi, qui lo slider, cerca di colpire il padre con il coltello, arrestato Spoletino. Umbria 24 apre con Termina Finanza, spinge Isrim nel baratro, è quello che avevamo visto poco fa. Poi c'è il Perugia, qui torniamo su Umbria Journal, il Perugia batte, era una notizia di
di sport probabilmente dell'ultima ora, vince la Supercoppa a Tarentella, poi qui sotto Camplone che viene riconfermato, torniamo a Umbria 24, anche qui il processo Polizzi, Perugia una spedizione punitiva di 6-7 anni aggredito in ospedale, e poi Perugia Today, omicidio Polizzi, il processo urla, insulti, rabbia contro imminenti, festa dei risale la tensione prima di entrare in Basilica, colpa di San Giorgio. È tutto per questa rassegna stampa del mattino. Buona giornata.